Amici di Caffè Italia, chi vi parla è Luigi Bellanca. 1 ottobre 1946 viene emessa la sentenza del processo di Norimberga contro i crimini nazisti. Abbiamo scelto per parlare di Norimberga un saggio di Francesco De Vito, Breve storia del Terzo Reich. Non così breve, sono 12 volumi. Dall'ultimo volume, dedicato al processo di Norimberga, abbiamo scelto il capitolo Prima del processo. Qui De Vito ci spiega tutti i dubbi che vennero affrontati prima, appunto, di dar corpo al processo, per i crimini nazisti. Quindi Francesco De Vito, Breve storia del Terzo Reich, capitolo Prima del processo. Gli orrori della Seconda Guerra Mondiale furono di gran lunga peggiori di quelli della Grande Guerra. Chi credeva che tra il 1914 e il 1918 fosse stato raggiunto il culmine della follia distruttrice, dovette ricredersi. Tra il 1939 e il 1945 la mortalità tra i civili raggiunse livelli mai visti prima per effetto dei massacri indiscriminati operati dai tedeschi e i bombardamenti sulle città. La gravità dei danni causati dai nazisti fu superata da quanto fecero gli alleati a partire dal 1943, quando risposero alla distruzione di Coventry, spazzando via Dresda e molte altre città tedesche. I teorici della guerra totale suggerivano di spezzare il morale del nemico bombardando i civili inermi, e il primo ministro britannico, Winston Churchill, considerava tali atti delle normali operazioni belliche. Molti, tra gli alleati, ritenevano che colpire alla cieca per scuotere la popolazione e spingerla a liberarsi di Hitler e Mussolini fosse diverso da pianificare il massacro di milioni di persone. L'obiettivo strategico degli anglo-americani era piegare la resistenza di tedeschi e italiani, quello dei nazisti era lo sterminio. Con il protrarsi del conflitto appariva ormai chiaro, almeno a chi non era vittima della propaganda, come il fine dei nazisti fosse stato, fin dall'inizio, la guerra di conquista, l'eliminazione fisica degli oppositori e il genocidio degli ebrei, degli zingari e di tutti i cosiddetti indesiderabili. Francesi e inglesi, credendo nella buona fede di Hitler, gli avevano permesso di occupare l'Austria e parte della Cecoslovacchia. I russi avevano partecipato alla spartizione della Polonia. La guerra era scoppiata lo stesso, causando la morte di circa 50 milioni di persone, il ferimento di altrettante e distruzioni mai viste prima. Dopo la Prima Guerra Mondiale, il Kaiser era scampato al processo grazie alla protezione degli olandesi. I ministri e generali tedeschi, ritenuti corresponsabili del loro sovrano, erano stati invece processati dagli stessi tribunali tedeschi. Quasi tutti erano stati però assolti e i pochi condannati non avevano nemmeno scontato per intero gli anni di carcere loro comminati. Gli alleati, imparata la lezione, pensarono per tempo a un eventuale processo da condurre appena concluse le ostilità. L'esigenza di fare giustizia doveva essere garantita a ogni costo. Il 17 dicembre del 1942, i governi delle tre principali potenze alleate, Stati Uniti, Unione Sovietica e Gran Bretagna, resero nota l'intenzione di punire i crimini dei nazisti ai danni dei civili, primo fra tutti lo sterminio degli ebrei. Durante la conferenza di Mosca, protrattasi dal 18 ottobre all'11 novembre 1943, i ministri degli esteri di quegli stessi paesi, Cordell Hull, Vyacheslav Mikhailovich Molotov e Anthony Eden, elaborarono un primo elenco di nemici pubblici da catturare e processare per decisione comune degli alleati, una volta terminata vittoriosamente la guerra. La lista comprendeva un solo italiano, Benito Mussolini, considerato un complice degli efferati criminali nazisti.
I tedeschi erano invece 7. Adolf Hitler, il comandante dell'SS Heinrich Himmler, il ministro della propaganda Joseph Goebbels, il ministro degli esteri Joachim von Ribbentrop, il comandante dell'aviazione tedesca Hermann Göring, il pianificatore dello sterminio degli ebrei Adolf Eichmann e il medico SS e torturatore degli stessi ebrei a Auschwitz Joseph Mengele. Dal 1941 un altro importante gerarca nazista, Rudolf Hess, era prigioniero dei britannici. Secondo la dichiarazione di Mosca, emessa durante quella stessa conferenza e firmata da Roosevelt, Stalin e Churchill, le persone accusate sarebbero state inviate nel paese dove erano stati commessi i crimini contestati e sottoposte a un regolare processo, secondo le leggi di quella nazione. Solo nel caso dei principali criminali, gli alleati avrebbero agito collegialmente, istituendo un tribunale ad hoc. Pochi giorni dopo, durante la conferenza di Teheran, dal 28 novembre al 1 dicembre 1943, si abbandonò la teoria che avrebbe potuto portare a incriminazioni diverse o addirittura assoluzioni per reati simili. Se si trattava di crimini contro l'umanità, le leggi di una singola nazione risultavano inadeguate. Altri dettagli furono decisi nel corso dei successivi incontri tra i capi di Stato alleati. Le conferenze di Yalta, dal 4 all'11 febbraio 1945, e di Potsdam, dal 17 luglio al 7 agosto 1945. Con l'accordo di Londra dell'8 agosto 1945 fu quindi deciso di creare un tribunale militare internazionale incaricato di processare i principali gerarchi nazisti. Ne avrebbero fatto parte 8 giudici, 2 per ciascuna delle potenze vincitrici. A Stati Uniti, Unione Sovietica e Gran Bretagna si era infatti da poco aggiunta la Francia. L'idea era di celebrare il processo a Berlino, ma nella capitale, devastata dai bombardamenti e dall'ultimo scontro tra i tedeschi e i russi, non erano rimasti in piedi edifici adatti allo scopo. Il giudice statunitense Robert Jackson propose allora Norimberga. La città era la capitale dei congressi, chiamati anche giornate nazionali del partito. Il podio dal quale Hitler arringava i suoi disciplinati soldatini aveva lo stesso valore simbolico del balcone di Piazza Venezia per gli italiani durante il ventennio. Proprio da Norimberga, nel settembre 1935, erano state promulgate le leggi razziali, note anche come leggi di Norimberga, primo passo ufficiale verso l'Olocausto. Processare i gerarchi nazisti nella città in cui avevano ostentato la loro potenza e lanciato sfide all'umanità equivaleva a umiliarli, a mostrare al mondo che il crimine non paga. In seguito alla divisione della Germania in 4 settori, ognuno amministrato da una delle principali potenze vincitrici, Norimberga era situata nel settore statunitense. Il Palazzo di Giustizia e la Grande Prigione avevano subito pochi danni durante la guerra ed erano quindi adatti allo scopo. I principali responsabili della guerra e dei suoi orrori, però, erano assenti. Hitler, Himmler e Goebbels si erano infatti suicidati nei loro bunker di Berlino insieme alle rispettive famiglie prima della resa della Germania. Eichmann e Mengele, che pur non ricoprendo cariche rilevanti erano stati tra i principali aguzzini degli ebrei e degli altri prigionieri, erano latitanti. Anche Mussolini era morto, privandoci di una Norimberga italiana, come scrisse Churchill nelle sue memorie. Il ministro di Sua Maestà, considerando gli ambigui rapporti tra il governo fascista e quello britannico negli anni antecedenti la guerra, probabilmente tirò un sospiro di sollievo, sapendo che con Mussolini sparivano molti segreti scomodi.
come era avvenuto al termine della Prima Guerra Mondiale, anche nel 1945 la decisione di processare la classe dirigente del paese sconfitto sollevò non poche polemiche. Il Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia e quello per il Ruanda sono stati creati negli anni 90, la Corte Penale Internazionale soltanto nel 2002. Processare ed eventualmente condannare un capo di Stato per dei crimini contro l'umanità oggi appare naturale, giusto, scontato, ma non è sempre stato così. Non a caso, i politici giuristi italiani, Vittorio Emanuele Orlando in testa, nel 1918 erano particolarmente preoccupati dalla possibilità di creare un precedente. L'eminente giurista austriaco Hans Kelsen, fuggito dalla Germania nel 1933 perché ebreo, era favorevole a un processo ai gerarchi nazisti, ma aveva dei dubbi riguardo la composizione della giuria. Riteneva infatti adatta allo scopo una corte internazionale, costituita da un trattato internazionale sottoscritto sia dai vincitori sia dai vinti. Per decisione comune degli alleati, però, a far parte della giuria sarebbero stati solo i magistrati appartenenti alle quattro principali nazioni vincitrici. Il suo collega statunitense, Arthur Lehman Goodhart, rispose distinguendo tra il diritto ad avere giudici equi e la pretesa di chiedere una giuria neutrale. Il problema maggiore era, come nel 1918, l'assenza di una legge penale preesistente che condannasse i reati commessi dai nazisti. Si tratta di un principio fondamentale del diritto. Prima si fa la legge che stabilisce quali sono i reati, poi si decide come punirli, infine, quando la legge è in vigore, si punisce chi non la rispetta. Ovviamente, gli avvocati difensori dei nazisti si appellarono a tale principio che, se riconosciuto, avrebbe garantito l'impunità dei loro assistiti. Contestarono inoltre la pretesa dei vincitori di processare i vinti. Così come Carlo Stuart non riconosceva la legittimità dei suoi accusatori, i nazisti si ritenevano intoccabili per l'assenza di una legge specifica. I giudici affermarono che i crimini di guerra e contro l'umanità, di cui si erano macchiati i gerarchi, violavano le convenzioni dell'AIA, quelle di Ginevra e il patto Briand-Kellogg. Grazie a tali convenzioni, concluse tra la fine del XIX secolo e il 1928 e sottoscritte anche dalla Germania e dall'Italia, erano state formulate e accettate le leggi da rispettare durante le guerre e stabiliti i crimini da punire. Per esempio, gli eserciti occupanti dovevano trattare con umanità prigionieri di guerra e civili, evitando trattamenti umilianti e degradanti ed esecuzioni sommarie. Il patto Briand-Kellogg, ratificato da Mussolini e dalla Germania nel 1928, proibiva il ricorso alla guerra, ma non la premeditazione della stessa. Secondo Kelsen, ciò faceva ricadere la responsabilità dei crimini sull'intera popolazione, non sulle persone dei governanti. I giudici alleati risposero che, spesso, in passato, i tribunali militari avevano punito dei singoli individui per la violazione delle regole di guerra stabilite dalle convenzioni. Si trattava solo di applicare quella prassi a chi aveva compiuto crimini ben peggiori, scatenando una guerra di conquista e ordinando il massacro dei civili. I governi alleati avevano deciso di processare i gerarchi nazisti e le sterili dispute dottrinali non li avrebbero distolti dal loro intento. Avrebbero quindi creato quel precedente di cui il diritto internazionale aveva bisogno. A quel punto sorsero altri problemi che minarono la credibilità del processo sotto profili molto più pericolosi di quello legale.
Il giudice americano Robert Jackson informò nell'ottobre del 1945 Truman che i francesi stavano violando la Convenzione di Ginevra maltrattando i prigionieri tedeschi. Peggio ancora, se il ministro degli esteri nazista, Joachim von Ribbentrop, veniva processato per aver attuato la politica aggressiva del Reich, perché non si faceva lo stesso con Molotov, che aveva sottoscritto la spartizione della Polonia con lo stesso Ribbentrop? Perché non venivano giudicati i governanti dell'Unione Sovietica per la conquista militare di Estonia, Lettonia e Lituania e per l'attacco non provocato alla Finlandia? Per non parlare poi delle violenze delle truppe alleate ai danni delle popolazioni dei paesi vinti. Aver fucilato qualche soldato colpevole di stupro, americano, marocchino o russo che fosse, bastava a cancellare il dolore e l'umiliazione delle decine di migliaia, forse addirittura milioni di donne italiane e soprattutto tedesche? Perché non punirli tutti? O processare i loro capi per non aver garantito l'incolumità dei civili e quindi il rispetto della Convenzione di Ginevra? Che tipo di giustizia si sarebbe attuato a Norimberga?